Ben ritrovati qui sulle Fonti TV, un saluto a tutti gli amici della rassegna stampa di Le Fonti Legal TV, questo appuntamento periodico che si propone di effettuare una veloce rassegna dell'omonima rivista Legal. In questa puntata in particolar modo andremo ad effettuare una rassegna della rivista Legal del numero di ottobre, andremo a guardare la copertina e poi sfogliando l'intera rivista. Ci soffermeremo su quelli che sono gli articoli e i dossier più interessanti contenuti in essa. Andremo un po' a commentare il relativo contenuto. Lo faremo come di consueto con il supporto di Gabriele Venture, vice direttore della stessa rivista, che saluto che è qui in studio al mio fianco. Ciao Simone, un saluto ai nostri telespettatori. Ciao, ciao Gabriele. Dunque, iniziamo subito a guardare la copertina, questa copertina del numero di Legal di ottobre, dedicata appunto a dove vede come in copertina come protagonista Roberto Limitone. Andiamo ad leggere insieme l'articolo, più che altro andiamo a leggere insieme il titolo, Baciate una partita da 2 miliardi. Roberto Limitone, Legal Tax, racconta il caso delle operazioni messe in atto da Banco Popolare di Vicenza e Veneto Banca. Importanti sentenze ridanno speranza a imprenditori e piccoli risparmiatori. Ovviamente poi andremo ad approfondire l'intervista con Gabriele. Sempre in pancia alla copertina andiamo a guardare insieme quelli che sono alcuni, il richiamo di alcuni articoli più interessanti che poi vedremo di approfondire successivamente. Nella sezione giustizia si parla del rapporto Censis avvocati con clienti locale e senza prospettive di crescita, quindi sicuramente un titolo molto forte. Nella sezione invece professione avvocato si parla di welfare negli studi legali che è ancora un miraggio. Anche di questo poi approfondiremo meglio il contenuto con Gabriele e infine la classifica. Come di consueto ogni mese sulla rivista Legal troverete la relativa classifica, in particolar modo in questo caso la classifica riguarda gli studi legali al top nell'Ebur. Iniziamo sfogliando la rivista, come sempre, partiamo dal sommario. Nel sommario naturalmente abbiamo elencate le varie sezioni, protagonisti, attualità, giustizia e professioni, fisco, finanza, imprese e lavoro, innovazione e marketing e professione avvocato. Proseguendo oltre, iniziamo a dare uno sguardo al contenuto vero e proprio della rivista Legal di ottobre, partendo proprio dalla sezione protagonisti. Nella sezione protagonisti, come già accennato, c'è l'intervista richiamata in copertina che è stata realizzata dalla nostra redazione di Legal a Roberto Limitone di Legalitax. Roberto Limitone racconta alle fonti Legal le sentenze contro Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca a favore degli azionisti. In ballo interessi miliardari ed una nuova cultura in materia di intermediazione finanziaria. Operazioni baciate, una rivincita da 2 miliardi. Bene, dunque, allora Gabriele, vediamo un attimo cosa emerge da questa intervista. Raccontaci un po'. Eh sì, appunto la cover story l'abbiamo dedicata a Roberto Limitone di Legalitax e ci ha parlato delle cosiddette operazioni baciate, che non è altro che un termine giornalistico per definire quelle pratiche che sono state messe in atto dalle banche venete, quindi da Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca, attraverso le quali i clienti erano indotti ad acquistare azioni delle banche. Se non che queste due banche poi sono passate in una situazione appunto di liquidazione coatta amministrativa e queste azioni hanno raggiunto un valore pari a zero. Per cui non c'è stato, insomma, gli azionisti non solo hanno perso tutti i soldi che avevano investito in queste azioni, ma dalla banca c'è stata anche un'ulteriore richiesta di denaro per tutti i finanziamenti che erano stati emessi. Per cui Roberto Limitone, appunto, attraverso lo studio Legalitax, ha seguito gli azionisti in queste cause, che ne sono, in questo contenzioso che ne è nato, con una serie di sentenze che sono state emesse poi dal Tribunale di Venezia a giugno scorso, che hanno dichiarato appunto la nullità delle operazioni baciate messe in atto dalle due banche. E quindi si tratta appunto di gli interessi sotto a tutte queste, diciamo, azioni emesse erano pari a 2 miliardi di euro, quindi
insomma una cifra direi considerevole. È chiaro che questo è il primo grado di giudizio, ce ne saranno con tutta probabilità altri due, però intanto l'avvocato Limitone ci ha spiegato un po' anche quali sono i principi portanti di queste sentenze che potete trovare in questo articolo. Grazie, grazie Gabriele. Infatti, come ho anticipatamente letto nell'occhiello, si parla appunto di una nuova cultura in materia di intermediazione finanziaria. Quindi sarà bene, ecco, invitiamo i nostri lettori ad approfondire poi naturalmente sulla rivista. Proseguendo oltre, andiamo invece nella sezione attualità. Questa sezione è molto importante in quanto ogni mese vi troviamo il ranking, ovvero la classifica realizzata da parte della redazione Legal con il supporto del nostro centro studi, finalizzato a monitorare quello che è il mercato legale, degli studi legali per capire appunto come si muovono nei vari settori. In particolar modo in questo caso nel mese di ottobre parliamo degli studi legali al top nell'ambito del labor. Andiamo a leggere insieme dunque velocemente il titolo: Decreto dignità giuslavoristi in campo per dribblare i paletti. La fotografia a un anno dal decreto legge che ha rivoluzionato il mondo del lavoro. Rinnovamento delle relazioni industriali e somministrazione, gli strumenti a disposizione delle imprese. Bene, allora, prima di procedere con la classifica, io lascio la parola ancora una volta a Gabriele per capire un po' qual è il panorama, cosa ne risulta dopo un anno di decreto dignità. Esatto, appunto abbiamo intervistato i più importanti giuslavoristi che hanno seguito le operazioni più importanti del 2019 e abbiamo chiesto loro quali sono stati in questi 12 mesi gli effetti del decreto dignità e soprattutto abbiamo chiesto quali sono gli strumenti, no, che possono utilizzare le imprese per, tra virgolette, bypassare i paletti imposti dal decreto alle assunzioni di nuove risorse, insomma, che come sappiamo devono essere, diciamo, per forza a tempo indeterminato, e mentre invece le assunzioni a tempo determinato hanno tutta una serie diciamo, di ostacoli che possono influire appunto anche sulla flessibilità dell'impresa stessa. Lo strumento che secondo appunto i giuslavoristi può essere utilizzato dalle imprese è il rinnovamento delle relazioni industriali tra appunto imprese e sindacati, vuol dire appunto la contrattazione di secondo livello. Un altro è la somministrazione a termine di lavoratori assunti a tempo indeterminato dalle agenzie appunto di somministrazione, che è sottoposta a limiti quantitativi e non di durata, come invece sono i limiti sottoposti ai contratti a termine dal decreto di dignità. Abbiamo poi parlato di welfare aziendale, insomma di tutti i piani che adesso stanno prendendo piede tra le imprese, e i giuslavoristi ci hanno spiegato quali sono i vantaggi e che tipo di vantaggi hanno sia sul benessere del lavoratore sia sulla produttività dell'impresa, e poi c'è la classifica Che e ti vedremo cedo la adesso. parola. Esatto. Grazie Gabriele. Dunque, andiamo a vedere allora naturalmente la classifica degli studi legali che hanno acquistato invece che hanno perso terreno nell'ambito del labor, tenendo conto che le nostre classifiche si basano naturalmente su uno studio effettuato da parte del centro monitoraggio, da parte del centro studi in collaborazione con la redazione Legal sulla base di tutte le operazioni che vengono dichiarate da parte degli studi legali nel periodo di tempo considerato, generalmente sono gli ultimi 12 mesi, sulla base di tutta una serie di parametri oggettivi, ricordiamoli velocemente, quali ad esempio il numero delle operazioni concluse, il controvalore di ogni singola operazione, il cliente, la tipologia, ovvero la complessità dell'operazione in sé, nonché il team, ovvero il numero dei professionisti coinvolti e le tecniche legali utilizzate. Sulla base di questi criteri poi viene stilata la nostra classifica. E dunque andiamo, chiedo alla regia anche il supporto della classifica. Ebbene, tra gli studi legali che acquistano terreno nell'ambito del labor, in prima posizione troviamo Toffoletto de Luca Tamaio che ha ben il 18% del mercato, a seguire poi abbiamo Grimaldi Studi Legali che copre il 9% e in terza e quarta posizione troviamo Pavia e Ansaldo e Amendolito e Associati che si avvicinano molto tra loro in quanto coprono rispettivamente il 7,8% del mercato nel caso di Pavia e Ansaldo, e mentre Amendolito chiude la classifica con un 7,5%. Andiamo invece a vedere gli studi legali che perdono terreno nell'ambito del labor. Abbiamo inserito in prima posizione, sorpresa, l'Ablò, il quale comunque si posiziona in cima, diciamo, alla classifica, ma in questo caso l'abbiamo inserito tra quelli che scendono in quanto perde terreno a favore di Toffoletto. Infatti chiude il mercato con un 7,5%,
16% e perde la prima posizione che invece era presente l'anno precedente. A seguire poi naturalmente tra gli studi legali che perdono posizione abbiamo Gianni Origoni, DLA Piper e Chiomenti, e questi tre grandi studi, i loro dipartimenti in particolar modo non hanno dichiarato importanti, rilevanti operazioni negli ultimi 12 mesi alla redazione legal, quindi sono inseriti tra quelli che invece perdono appunto terreno. Procedendo oltre, naturalmente con la lettura della nostra rivista, andiamo nella sezione successiva, ovvero giustizia e professioni, dove c'è un interessante report che appunto riguarda il Censis, di cui appunto c'è anche un richiamo in copertina. Avvocati, clientela locale e prospettive senza crescita. Il quarto rapporto Censis realizzato per la Cassa Forense Fotografo, una professione ancorata all'assistenza giudiziale e a persone fisiche senza respiro internazionale. Insomma, un quadro, diciamo, non tanto positivo per coloro che sono per gli addetti al settore. Procediamo oltre nella sezione fisco, velocemente, si parla appunto, è un articolo piuttosto tecnico, si parla di trust, qualificazione del trust, le risposte delle entrate. L'amministrazione finanziaria si è espressa sulla capacità dello strumento di rappresentare un autonomo soggetto passivo di imposte non inesistente dal punto di vista fiscale. Anche qui si tratta di un articolo piuttosto tecnico, invito poi per coloro appunto che sono interessati di dare uno sguardo. Nella sezione invece finanza abbiamo un articolo dedicato al private equity, mercato dei capitali, nuovi partner per i fondi di private equity. Passiamo invece oltre, successivamente abbiamo la sezione innovazione e marketing, anche qui un'interessante indagine realizzata da parte della nostra redazione che merita un attimo di attenzione, studi legali e sedi di prestigio, il business a Milano vale 100 milioni di euro, il rapporto di CBRE fotografa quanto vale il mercato immobiliare del law firm sotto la Madonnina, cambia la concezione degli spazi con maggiore attenzione alle esigenze organizzative dei dipartimenti. Poi naturalmente troverete il contenuto che è stato riportato dalla nostra redazione riprendendo il rapporto di CBRE all'interno di questo articolo, e quindi lascio anche in questo caso i lettori a dare uno sguardo. Passiamo invece alla sezione professione avvocato, questa sezione, ecco, si parla di welfare per gli studi legali. Si dice dall'articolo che è anche dal titolo dell'articolo è ancora un miraggio. Secondo un'indagine di Le Fonti Legal, sono poche le insegne votate al benessere dei propri avvocati, il 44% dei quali non è soddisfatto dei benefit offerti. Smart working e bonus produttività, i servizi più utili a migliorare la permanenza in studio. E qui, prima di chiudere la puntata, anche qui soffermiamo un attimo l'attenzione e chiedo a Gabriele, cosa è emerso da questo sondaggio realizzato da voi? Sì, diciamo che è una doppia indagine che abbiamo riunito, nel senso abbiamo prima chiesto, abbiamo selezionato 40 grandi studi legali per chiedere il loro piano di welfare interno, nel senso, visto che, come abbiamo visto anche in precedenza, gli studi legali sono molto attivi nel fornire, nel redigere piani di welfare per le aziende, abbiamo chiesto come funziona in casa loro. E però ci hanno risposto solo in 5, esatto. E gli altri non hanno piani di welfare, diciamo, soddisfacenti, o comunque non ce li hanno voluti comunicare. Allo stesso tempo abbiamo fatto un'inchiesta su 1000 tra collaboratori e dipendenti di studi professionali presenti nel nostro database, e abbiamo chiesto invece il loro livello di soddisfazione rispetto ai piani di welfare presenti in studio. E anche lì è emerso che quasi la metà degli intervistati considera insufficienti le politiche di welfare adottate dallo studio. Allo stesso tempo, circa il 90%, per cui quasi tutti, giudica importante o molto importante il welfare in rapporto alla produttività lavorativa. Quindi da un lato abbiamo una grande consapevolezza da parte degli avvocati e dei collaboratori di studio rispetto alle politiche di welfare, su tutti lo smart working viene richiesto. Dall'altro lato ancora gli studi non applicano questo tipo di politiche in casa loro, insomma si vede troppo indaffarati a redigere piani per gli altri, per le aziende, mentre appunto ancora la parte risorse umane degli studi legali non è attiva su questo tema.
Ti ringrazio Gabriele, molto molto interessante. Io ovviamente chiudo la puntata ringraziandoti sempre per gli interventi, insomma, molto esaustivi che, di approfondimento degli articoli che sono contenuti in Legal. Grazie a te Simone, do anch'io appuntamento alla prossima puntata ai nostri telespettatori. Bene, allora con questa chiusura, ecco, io e Gabriele vi aspettiamo per la prossima puntata con la rassegna stampa di Legal del numero di novembre. Restate qui con noi.